quella palla di mio marito. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ma cosa avete capito? Non era un'invettiva. È veramente, farò una palla per mio marito. Basta guardare le cose da un punto di vista differente e capirete quanto tutto può essere fraintendibile. Oggi infatti creeremo insieme una bellissima palla di vetro con la neve dentro e un soggetto molto caro a mio marito, perché è proprio un cadeau che mi chiede da tantissimo tantissimo tempo. L'occorrente è semplicissimo da trovare, quindi un momento. Prima di spostarci sul piano da lavoro, volevo ricordarvi che se vorrete supportare Arte per te, potrete farlo tramite il pulsante PayPal che troverete sulla home page del canale. Allego qui il link del video in cui vi spiego il perché di questa novità. Se volete farlo, ve ne sarò immensamente grata. Ma se non potrete, non vorrete, non siete dell'idea di farlo, non ci farà nulla. Vi voglio bene lo stesso perché siete qui a guardare un mio video e passate del tempo in mia compagnia. Quindi grazie comunque. Vi invito anche a seguirmi sui miei altri canali. Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele. E vi invito anche a seguirmi su Instagram e su Facebook, Pennello Bianco su Fondo Rosso, per far parte dei mondi paralleli di Arte per te. Allora, basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare quella palla di mio marito. Ed ecco l'occorrente per creare la palla di neve per Gabriele, che me la chiede da 4 anni. Arriva! E ho la testimonianza che me la chiede da 4 anni. Lui, circa 3 anni fa, aveva comprato da Tiger questo barattolo così, dicendomi è perfetta per la sfera di cristallo. Solo che io mi sono sempre annoiata a fare questo tutorial, perché non è uno dei tutorial più originali del mondo, l'abbiamo fatto un po' tutti su YouTube. Però siccome lui è appassionato di maggiolini e vuole, di solito ci mette il fuoristrada o il furgoncino, lui invece vuole il maggiolino con l'alberello di Natale, e allora facciamo questo regalo a Gabriele. Del resto adesso cominciano i tutorial regali di Natale, quindi può essere un'idea, un regalo carina per dei nostri amici maschietti. Cosa ho preso? Ho preso uno di questi portaspezie Ikea che vengono venduti, mi pare, a gruppi da 3 a circa 3 euro e qualcosa, costano pochissimo e sono molto bellini. Non mi ricordo il prezzo, ragazzi, vi metto l'articolo nell'info box. Poi una macchinina, naturalmente Gabriele ha il suo mitico maggiolino che ha dipinto lui di rosso, perché questo era nero e lui l'ha verniciato di rosso. È un piccolo alberello di Natale che ho preso in un set da 3, sempre da Tiger, mi pare. Poi una pallina da ping pong, perché io sono una psicopatica e poi vi dirò il perché. Del glitter bianco, dell'accetto così bianco e rosso, dell'accetto solo rosso, dell'accetto con le stelline rosso, dell'accetto di raso rosso. Ma quanto l'accetto? Non so quale userò tra questi. Uno di questi l'accetti o due li useremo. E l'acqua distillata, non tutta questa, ce ne occorrerà pochissima, ma noi amiamo fare le cose in grande. Del glitter rosso, della Vinavil. Ci occorrerà anche un pezzettino piccolissimo di scotch di carta o un qualunque scotch. E ci servirà anche una stecca di colla a caldo glitterata. Io ce l'ho color argento. Un pennello da sacrificio scarso e del sughero, un pochino di sughero. E poi ci occorrerà un bulino a punta e un accendino. Attenti a non bruciarvi, attenti a non bruciarvi, attenti a non bruciarvi, mi raccomando. Cominciamo subito proprio dalla parte più pericolosa. Bisogna praticare dei forellini sui vetrini della mia macchina, perché sono chiusi e quindi devo far passare il laccio che terrà l'alberello di Natale. Cosa faccio? Riscaldo la punta del bulino con l'accendino, così la faccio ben diventare calda. E quando è bella calda, poggio, vedete, qui sul mio vetrino. E voilà, il buco è praticato. Facile facile. Riscaldo ancora, quindi non è nulla di pericoloso se fatto con testa, ragazzi. E infilzo. Voilà, primo buco fatto.
facciamolo anche dall'altra parte. Fate in modo che i buchi siano perfettamente liberi. Quindi adagiamo il nostro abete sul tettuccio dell'automobile. Prendiamo un cordoncino di questi sottili, questo l'ho comperato da Tiger. Prendiamo il laccetto e prendiamo il nostro scotch. Piano piano avvolgiamolo all'estremità del nastrino, perché questo nastrino tende molto a sfrangiare, quindi è molto difficile da far inserire negli orefizi più piccoli, come invece dobbiamo fare noi. Eliminiamo l'eccesso che non ci serve e facciamo passare questa lancia così da una parte all'altra del nostro maggiolino. Visto, così è più semplice di quanto non si pensi. La, abbiamo imbrigliato il maggiolino. Adesso prendiamo il nostro abete e cominciamo a far fare un paio di giri, e questa volta facciamo un paio di giri da sotto l'albero, tanto l'effetto catena che tiene il maggiolino l'abbiamo creata con quell'unico filo che entra dai vetrini. Legato bene il tutto, con un punto di colla a caldo assicurate il tutto, assicurate anche l'albero alla macchina. Eccolo qua, visto che carino. E chi lo schioda più l'abete da sopra il tettuccio? Nessuno. Intanto preparo i glitter. Allora, prendo un po' di glitter, li verso in un bicchiere di carta, ne metto abbastanza ma non troppi, e verso dell'acqua demineralizzata, questa qui, verso, la verso prima qui e solamente in un secondo momento all'interno della boccia, perché prima voglio proprio farla prendere dall'acqua, voglio proprio farla bagnare in maniera omogenea tutta. Ok, metto da parte il glitter che adesso precipiterà a fondo. In pratica io, smuovendolo, ho fatto in modo che gran parte di questo che rimane in superficie addensato vada giù e diventi parte integrante dello sbrilluccichio della sfera. Poi naturalmente, quando andrò a versarlo, questo lo tratterrò e farò scendere soltanto il glitter preso dall'acqua, diciamo così. E penso a come far entrare il mio maggiolino all'interno di questa boccia. Sarà difficilissimo, ma noi ce la faremo. Innanzitutto prendo un bulino e con un puntino di colla a caldo lo fisso sul mio attrezzo. Guardate, 1, 2, e infilo il bulino, roteo un po' e lo faccio star dentro così finché la colla non si asciughi totalmente. Una volta che la colla si è raffreddata, quindi il maggiolino è ben assicurato al bulino, posso entrare il maggiolino all'interno della sfera, posizionarlo dove voglio che stia e assicurarlo con della colla a caldo all'interno della boule, praticando appunto 2 gettate di colla a caldo, le prime 2 gettate di colla a caldo, quelle che faranno ancorare il maggiolino alla boccia. Visto? Lui è rimasto dentro. Facciamo raffreddare ben bene la colla, quindi procediamo col creare un pavimento per il maggiolino con la colla glitterata e la colla normale. Ok, a questo punto che la macchinina è bella salda alla boccia, io verso anche dell'altra colla a caldo per fissarla maggiormente. Pof. Faccio attenzione a far andare la colla a caldo dove voglio io, quindi muovo il barattolo per farla colare verso dove voglio che vada. Adesso frammisto un po' di colla glitterata a della colla bianca, cioè della colla che dovrebbe essere trasparente ma che in
quantità molto grandi invece rimane un po' opaca. Per far sì che venga un bel effetto neve, chiudo intanto un lato solo della boccia, vi faccio vedere, così. Questo tappo di colla farà sì che il maggiolino rimanga ben ancorato alla composizione e man mano che poi mettiamo l'acqua non si sposti più, o almeno speriamo. Approfitto del fatto che il tutto debba ben raffreddare per aggiungere altra colla per versare all'interno i glitter. Nella vostra acqua saranno rimasti sicuramente dei glitter che non si sono amalgamati con l'acqua. Io questi, per una buona riuscita della Bull, li elimino portandoli via con un tovagliolino di carta e lasciando nel bicchiere solamente i glitter che invece sono entrati proprio in comunione con l'acqua. Mescolo il tutto bene e verso questo fiume di stelle all'interno della mia jar, facendolo passare proprio da qui, da sopra la colla. Se l'acqua supera il livello base della colla, prendo o la verso via semplicemente oppure la aspiro così con dei tovagliolini di carta fino a farla arrivare al livello che desidero. Pronta per sigillare la mia Bull, come creando dei ponti così di piccolissimi per iniziare, di colla a caldo molto sottili, tra il lato dove l'ho messa e l'altra parte dove c'era già. Faccio questi ponticelli di colla così, che serviranno da imbastitura per poi far aggrappare la successiva colla. Aiutatevi col bastoncino per non far cadere la colla in acqua, ma per creare una sorta di tappo che isoli la Bull. Quindi adesso voglio rifinirla sia sopra che sotto. Rifinirla innanzitutto sopra. Prenderò una pallina da ping pong che taglierò esattamente a metà. Adesso prendo la mia fidata Vinavil e il mio glitter rosso. Prendo con un pennellino un po' di colla e cospargo su tutta la pallina. Quindi tuffo la mia pallina nel glitter. Tutta quanta, yeah! Super glitterata. Dopodiché, dopo aver fatto questo, prendo una striscetta qui di sughero e la taglio lungo dritta dritta così. Se voi non riuscite a tagliare dritto, prendete la misura del bordo del vostro barattolo. In pratica di questo voglio foderare questo bordo alluminio che non mi piace per niente. Quindi con la pistola per colla a caldo, piano piano fodero tutto il margine inferiore e compiendo tutto il giro attacco il sughero su tutta la circonferenza del tappo. Metto un giro di colla a caldo qui all'interno della cupoletta, quella dove c'è la scritta e la marca del barattolo che non mi piace per nulla da vedersi, proprio orribile, perché poi il fondo del barattolo diventa la parte che salta più all'occhio ed è bruttissima, e poggio la mia sferetta così. Adesso tocca al nastrino bianco e rosso, al cordoncino, che metterò qui a rifinire tutto il bordino. Inizio dal retro e compio il giro. Prima faccio tutto il girellino, pratico un secondo giro e tra un giro e l'altro di questo cordoncino bianco e rosso inserisco il cordoncino tutto rosso. Stessa cosa faccio sul giro di sughero sotto. Anche qui rimuovo l'eccesso, uno e due,
Ultima cosa che voglio inserire sono agli. Ne prendo due, li passo all'interno del filo, allaccio il filo al di sotto di tutto, stringo con un nodo che lasci fuori le campanelline, bene, tiro su, faccio un nodino da cui non possa poi scappare via, taglio l'eccesso e lascio pendere il mio campanellino. Uno, e così faccio anche là con l'altro che lascio leggermente più lungo. E adesso tutti pronti per vedere la magia. E voilà, maggiolino in tempesta, ma guardate che bello. Gabriele sarà finalmente felicissimo e io ogni volta che lui agiterà la sua pallina lo sentirò, perché ho messo l'altifurto. E allora, buona preparazione al Natale. Tra la neve e tra le passioni, io vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Buon Natale a tutti! Stupenda, chissà cosa dirà quando la vedrà. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su ed una condivisione sulle vostre pagine Facebook e soprattutto lasciatemi qui giù tanti commenti per dirmi cosa ne pensate. So che non è l'idea più originale del mondo, ma vi giuro, Gabriele me la chiedeva da 3 anni, ho il materiale da 2 anni e mezzo messo da parte, quindi è arrivato proprio il momento di fare questa palla di Natale, che è semplicissima da fare, l'avrete vista in 250.000 video, ma ragazzi miei, è toccata anche a me e quindi ho voluto condividerlo con voi. Basta chiacchierare, ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!